Perché dunque avere il senso della bellezza scritto e codificato dentro di noi? Perché la bellezza è uno degli strumenti che abbiamo per ritornare al senso di unità. Bellezza e amore vanno sempre di pari passo. E quando riusciamo a sentirci tutt'uno con tutto ciò che ci circonda, ecco che la bellezza sarà ovunque noi volgeremo il nostro sguardo. Saremo nella coscienza dell'unità. Si dice che l'ultimo insegnamento del Buddha riguardasse questo concetto. Si potranno trovare diverse varianti del racconto con diversi significati. Noi scegliamo questo perché è quello che ci ha toccato di più. Il Buddha stava per morire. Aveva già vissuto molti anni e insegnato moltissimi allievi. Consapevole di dover passare a un'altra realtà, aveva deciso di regalare ai suoi discepoli un ultimo insegnamento. In centinaia aspettavano ansiosi quello che poteva rivelarsi come il testamento spirituale di uno dei più grandi maestri della storia dell'umanità. Quando il Buddha fece la sua comparsa e arrivò in mezzo alla sala dove la gente era calcata, improvvisamente scese il silenzio. L'atmosfera era gravida di aspettativa. Il Buddha, con gesto calmo ed elegante, prese tra le sue mani un fiore e lo guardò sorridendo. Poi, senza aggiungere nulla, se ne andò. Dopo attimi di sorpresa e incomprensione generale, la gente iniziò a mormorare insoddisfatta. Che tipo di messaggio aveva lasciato il Buddha? Tra tutti i presenti nella sala, solo uno sorrise a sua volta. Era Ananda, il cugino del Buddha, divenuto poi un Buddha a sua volta. Il Buddha sapeva che per quante parole avesse potuto impiegare per descrivere la compassione, ossia il senso di profonda unità con tutto il creato, la coscienza profonda dell'unità difficilmente le persone avrebbero compreso. Le parole spesso sono delle etichette che noi attacchiamo alle cose e quando le attacchiamo le facciamo morire. Non ci entriamo più in comunicazione, non diamo più la nostra attenzione. Guardare un fiore è un'esperienza. Osservarne la bellezza crea una connessione tra noi e il fiore. L'attenzione ci guarisce dal senso di divisione e ci riporta a sentirci parte di qualcosa di più grande e meraviglioso. Ci aiuta a rimembrare, cioè letteralmente rimettere insieme le membra, le parti di un unico corpo. Attraverso la bellezza di un fiore possiamo ritrovare la connessione con la vita. Dove vediamo la bellezza, troviamo anche l'amore. E l'amore è la coscienza dell'unità.